giornata quest'oggi. È un piacere essere qua e avere a che fare con una banca locale, una banca del territorio. Tutto ok. Allora, io cercherò di essere molto breve anche perché abbiamo avuto molti appuntamenti, ne avremo anche altri nel corso della serata e poi soprattutto ci sarà un video che ci mostrerà cos'è la città di Suzhou, un po' le caratteristiche principali e come penso le immagini spiegano molto di più di mille parole. 我尽量长话短说啊，因为我们过一会儿还有一些活动，我们需要留给我们徐州政府更多的时间去介绍一下关于徐州的文化和他们的经济。 Noi abbiamo cominciato a sviluppare questa relazione lo scorso ottobre, c'è stato un primo viaggio della delegazione italiana che è andata nella città di Suzhou, seguita successivamente da una delegazione di Suzhou venuta qui ad Agliana. Durante quel soggiorno della delegazione di Suzhou abbiamo firmato un protocollo d'intesa. 去年十月份的时候，我们有了第一次的合作与交流。在徐州这个城市，我去访问了徐州。这一次徐州派了代表团过来访问我们的城市，我们感到非常荣幸。 L'idea di fondo è quella di innanzitutto farsi conoscere, perché questo l'avevo notato anche nei miei soggiorni all'estero, sono vissuto per diversi anni fuori dall'Italia. Diciamo, l'Italia esercita un grande fascino nei confronti delle persone di tutto il mondo, spesso però soprattutto noi come realtà locali un po' più piccole fatichiamo ad emergere, per cui visto che si era presentata l'opportunità ho detto perché non coglierla, perché non tentare di far conoscere anche il nostro territorio al di là dei confini nazionali, soprattutto in un paese che sta crescendo tantissimo, dove c'è anche un grande entusiasmo. In una realtà come quella di Suzhou, che magari non è diciamo completamente sviluppata come possono essere le città di Pechino o di Shanghai, ma forse proprio per questo offre anche prospettive che sono persino più interessanti delle due città che ho appena citato. Un po' lungo, prossima volta sarà un po' più breve.我们的市长他也在国外生活了很多年，所以对，大家不太了解阿亚这个城市感觉很遗憾，所以他希望能让大家更多的了解阿亚这个城市，能让阿亚这个城市更国际化，所以第一步呢，他先去了徐州和大家和徐州的政府进行了一些交流。 Io sono rimasto veramente impressionato dal livello di crescita che si può, cioè che è visibile, no? In Cina, e dal livello di crescita che c'è anche nella città di Suzhou. Si vede ad esempio dei blocchi di costruzione di 20-30 grattacieli che vengono completati in tempi record. Secondo me in questo momento ancora c'è molto spazio per le aziende italiane. L'unico problema magari oggettivo che ci può essere è spesso le nostre aziende, me ne sono reso conto insomma anche oggi andando in giro, sono magari un pochino piccole rispetto alle misure e agli standard cinesi, però questo non significa che magari facendo rete, dialogando con altre imprese che magari offrono prodotti simili, si possa andare anche all'estero e si possa essere competitivi, si possa anche instaurare dei rapporti proficui per il futuro.
这几年中国发展的就是非常的迅速，他去了徐州也看了很多高楼大厦，然后我们阿亚纳这个城市，在是一个有古老历史的城市，近几年也有很大的发展，然后他希望，我们的产品，我们的红酒，我们的橄榄油，我们的一些植物，这样的一些东西呢，一些很好的一些东西能让。 Ora, prima di passare la parola al direttore Wong e al capo della delegazione economica, vi do giusto due dati sulla città, due riferimenti. La città di Suzhou ha circa 6 milioni e 700 mila abitanti, se si considera tutto il comprensorio, diciamo l'area metropolitana, sono circa 9 milioni di abitanti. È situata nella provincia del Jiangsu, che ha circa 71 milioni di abitanti, per cui si sta parlando di una provincia che è più grande della stessa Italia, no? Giusto per darvi le dimensioni. Il tasso medio di crescita negli ultimi 7 anni è stato del 12%. Questo, insomma, ci fa capire quali possono essere le prospettive in questa città e quali potrebbero essere le prospettive anche per le nostre aziende del territorio. 现在我们让我们经济代表团的吴先生赵书记发言，然后他来自徐州这个城市，徐州现在大概有一千万的人口，在浙江附近，浙江也是个非常大的一个省，就他是介绍给那个意大利的听，他们可能不太懂。 现在就是让赵书记说话。尊敬的曼高丽市长，尊敬的各位企业家朋友们。gentilissimo，buonasera。 In greggio del sindaco dell'Aliana e tantissimi imprenditori italiani dell'Aliana. Sì, scusate. Sono molto lieto di venire qua a visitare la città aliana. Vi ringrazio tantissimo per tutti i vostri imprenditori dell'Aliana, ci ha dato la vostra disponibilità e diciamo ospitalità. 也非常荣幸的能够在半个钟头前邀请戴斌女士做我的翻译。 Siamo molto lieti di invitare anche la dottoressa Tai e permetti di fare da interprete per noi. In realtà io non sono interprete, no? Mi hanno catturato solo 5 minuti fa. Suzhou, la città di Suzhou è la città di Aliana e sono due città, diciamo, non so, gemellati, è due città, diciamo, amichevoli, di amicizia. Lui è, diciamo, i responsabili della quella città di Suzhou, quindi è un governatore locale. Per cui io volevo, diciamo, raccogliere questa occasione per diciamo, introdurre la città di Suzhou.
Ha detto praticamente, diciamo, il popolo dello Xizhou, della città di Xizhou, ha inventato la lingua cinese, ha inventato anche gli ideogrammi cinesi, anche diciamo gli abbigliamenti tradizionali cinesi. E io non lo so, questo non sono corrente, vabbè. Mi dispiace, vabbè, però è grande capo, il governatore locale ha detto così, io penso bene, io noi siamo mandarino, sono io di Pechino, abbiamo un mandarino. Una scherza. Ah, giusto, è un ciao, Liu Bang è un diciamo. Liu Bang è un grande capo della dinastia Han. Dinastia Han possiamo risalire. Davanti a Cristo 206 anni, ok? C'è questo grande imperatore cinese, si chiama Liu Bang, della dinastia Han. Voi se conoscete la filosofia cinese, si chiama Daojiao, Daoist, esatto. Allora praticamente che ha inventato anche una persona che diciamo di Quanzhou, giusto? Praticamente, diciamo, dal punto di vista geografico, no? È la città di Xizhou, diciamo, locata fra Pechino e Shanghai, qui sopra il nord di Pechino e Shanghai. E proprio la strada in mezzo è localizzata questa città, si chiama Xizhou. Praticamente diciamo fra tutti questi c'è una diciamo strada tipo come diciamo strada ferrovia, noi abbiamo dato un nome, si chiama Jinghu Xian. Hu è un nome abbreviato del Shanghai, città di Shanghai si chiama anche Hu, no? Dalla Pechino Hu ci sono diverse città, fra tutte queste città con la maggiore intensità di popolazione, terzo, io penso terzo intensità di popolazione fra tutte le città è Xizhou, cioè più di 1.300.000 di abitanti. 那下面说说我们全程区啊，我们全程区呢，不也不说多少时间关系啊，就说我们是在这个徐州这个最大的一个区啊，它这个应该说生态最美，我们的这个区的绿化覆盖率也达到了50%。 Praticamente Xizhou è una città molto bella, dice copre con 50% di verdi. Questo è molto raramente vedere in Cina. 这在中国是很少见的，百分之五十的覆盖率。啊，这个呢，它是就是科技资源比较多。嗯，啊，这个，诶，其他，诶，地上的福，诶， 徐州 è molto famoso in tecnologia perché è molto avanzata tecnologia in città di Xizhou。嗯，也是科教资源，高等教育资源，资源也是最好。 C'è una risorsa, diciamo, anche delle istruzioni universitarie e c'è questa risorsa molto diciamo ricca, diciamo. Mm.
Praticamente ci sono 13 università e sono diffuse nella città di Fuzhou. Tutto il totale degli studenti in università ci sono 200.000 studenti. Adesso io volevo anche evidenziare, volevo ribadire il punto terzo. Praticamente volevo dire che anche dal punto di vista economico Fuzhou è una città molto dinamica, attiva. Quella la scala economica della città di Hangzhou e di Suzhou è molto grande, più o meno loro diciamo come PIL di questa città è cioè 100 aspetta mi sono sbagliato praticamente 10 milioni di RMB. Quindi adesso il tasso di cambio fra RMB e euro più o meno 6. Un euro cambia 6, se che divido 6 più o meno viene, non so, 1.500.000.000, ok, più o meno questa e non è come la scala, la grandezza. Quindi da questo punto di vista economico praticamente la città di Suzhou è molto forte. Io sono qua, diciamo, vi inviterei di cuore e diciamo di tutti quanti imprenditori, qualsiasi diciamo, persone italiane, di venire da noi, di visitare un attimo la nostra città per sviluppare, vediamo un po' come possiamo collaborare per sviluppare il mercato insieme, di collaborare insieme anche in futuro. Perché vi invito a venire nella contea di Quanshan, della città di Suzhou? Soprattutto perché noi abbiamo un mercato enorme. Permetti, è la città di Città, è una diciamo nocciolo centrale economica della quella zona di Huaihai. Praticamente, siccome dal punto di vista anche geografico è molto, diciamo, c'era questo vantaggio perché è città di Suzhou in centro economico, allora in zona di loro, no? Praticamente si proietta anche altre diverse città, diverse città in zona, no? Dal punto di vista economico, proietta vuol dire si può aggiungere altre 20 città. 因为它是综合交通枢纽和重要的物流节点城市。 Allora, praticamente città Suzhou è anche un centro logistico, come dal punto di vista, diciamo, quella logistico, praticamente proprio un centro.
Quindi la città di Suzhou si può diciamo coprire diciamo gli abitanti di 130 milioni di abitanti, ok? Praticamente siccome un centro logistico qui, anche il centro economico, quindi intorno di loro ci sono questi abitanti di popolazione di 130 milioni, no? Quindi loro si può fare tutti i servizi a coprire tutta questa zona, area, zona di praticamente diciamo quella zona e ci sono 130 milioni di abitanti in questo. E praticamente c'è un verbo cinese, ok? Cioè praticamente diciamo in centro del paese puoi diciamo conquistare tutto il mondo. Allora invece le città di Suzhou puoi conquistare tutto questo diciamo centro di paese. Cioè vuoi dire questa città puoi conquistare il mondo in questo senso. 第二个呢，我想推荐的就是我们有丰富的载体。嗯，我也。载体是承载它的。哎，praticamente，secondo punto，praticamente，noi si è nati perché in questa città di Suzhou anche abbiamo un supporto, un sostegno. Come una base fondamentale. Cioè, nella città di Suzhou noi abbiamo 8 parchi industriali. 10个服务业集聚区. Praticamente voi ce l'avete questa brochure, no? Quella brochure solo parla di una parte, ma basta. Invece loro ce l'hanno 8 parti, quindi ce l'hanno 8, cioè, dovevano avere 8 brochure. Allora, io, siccome abbiamo poco tempo, io direi di ringrazio il direttore della delegazione economica, magari vediamo anche il video. E poi almeno lasciamo un po' il tempo per interagire con gli imprenditori, ci sarà un piccolo buffet dopo. Il punto è il nostro governo locale è molto diciamo anche diciamo un governo molto come posso dire molto sincero molto diciamo è molto dinamico anche molto onesto. 我们愿意用最优质的资源，最优良的服务，最优惠的政策。我认为福利为，diciamo，il miglior risorse，il miglior servizio，anche il miglior politica。欢迎企业家到我们徐州，到泉州去投资兴业。We inviteremo diciamo di venire a Suzhou a investire. Grazie. Sì, sì, grazie.
ci teneva. Che 18 persone cinesi. Speriamo che dopo questo video possiamo parlare, conoscere meglio la Cina e possiamo fare anche più amicizia. 到我们徐州啊，参加我们第十八届经贸洽谈会和我们汉代文化旅游节。 Il signore appena ha parlato della nostra città, ora vorremmo invitare di andare alla nostra città il 28 settembre per conoscere meglio la nostra cultura e anche partecipare al meeting. 合作呢是共赢的，大家也知道。 这个你们我们中国代表团，包括我们中国人也非常这个了解意大利的一些非常好的东西，比如说意大利现在奢侈品牌在中国非常畅销，叫 Prada、古奇、阿玛尼，以及现在意大利的红酒，这个特别是我们 Toscana 地区红酒、橄榄油等等。 Conosciamo molto bene il marchio italiano, tipo marchio rosso Prada. Versace, eccetera, eccetera, anche il vostro vino, olio d'olivo. Lo conosciamo molto bene e ora vi faccio vedere anche il nostro prodotto. Ci saranno anche i nostri persone professionali per parlare con voi. Per parlare la parte nostra economica. Grazie. Una cosa prima di far partire il video, ora adesso abbiamo parlato soprattutto di affari, questa sera però ci sarà anche la delegazione culturale che consiste in un gruppo di musiciste che faranno musica tradizionale cinese, sono bravissime, io le ho sentite quando sono andato in Cina, si esibiranno di fronte al teatro moderno, per cui chi volesse partecipare è il benvenuto, veramente ne vale la pena, anche perché questa relazione non è soltanto per questioni, per fini diciamo economici, ma soprattutto anche per questioni culturali, per cui venite a vedere questa performance perché ne vale sicuramente la pena. 他这个是和意大利人说，就是今天晚上我们会有那个中国的音乐节，然后再邀请他们过来参观。